Corrono per vocazione e per passione, ma questa volta anche loro sono stati costretti a fermarsi. Il primo grande evento sportivo fanese a saltare, per colpa della situazione mondiale legata al coronavirus, è la Colle Marathon, la gara podistica da Barchi a Fano che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 3 maggio. In realtà, ci tengono a precisare gli organizzatori, è una sospensione e non un annullamento, in quanto al vaglio c'è il possibile slittamento della competizione tra settembre e ottobre, anche se i fattori di cui occorre tener conto sono diversi, sempre che la situazione per quella data, come tutti ci auguriamo, sia tornata alla normalità. Non è stata una decisione facile, ha spiegato il presidente Annibale Montanari, ma confermare la data del 3 maggio era impossibile, sia per il numero di partecipanti, che al momento è per forza di cose al di sotto della media degli altri anni, sia perché, anche qualora il 3 aprile potessero riprendere tutte le attività, come dice il decreto, non ci sarebbe il tempo materiale per mettere in piedi in un solo mese tutta la macchina organizzativa. E quello che il mondo sportivo, ma anche turistico fanese, si augura ora è che gli organizzatori riescano a scongiurare l'ipotesi annullamento. Intanto, l'unica cosa da fare è continuare ad allenarsi, ovviamente sempre nel rispetto della legge, e meglio ancora se in casa con un tapirulano.